arrived here with the Doge Palace Library to welcome us. And now we are going along for the famous St. Mark's Square. St. Mark's. Vrednost umetnine iz dneva v dan narašča. Zdaj, če pogledate samo, you don't have to look at the The church is the oldest building we have in Venice. If you go down the street, you find the market where you get in touch with the real Venetian life. È certo che è cambiata. Per esempio i piccoli negozi dove si aggiustano le scarpe, gli ombrelli, quei negozi diciamo che servono per la vita quotidiana di tutti i giorni, non ci sono più, sono spariti. È tutto a misura di turista. I veneziani si sentono stranieri. In casa propria. Wszystko kamerują. Ma no, perché venire a Venezia è come, non è come andare in una città a 30 km da Treviso, dove sono nata. Venire a Venezia è come andare in un altro mondo. Anche mia madre la pensa così, che non viene mai. Perché è un altro mondo. Il mare è molto meno pescoso, no, adesso. È bello mangiare qualcosa che si caccia, si pesca, insomma, che non lo si fa a scopo di lucro, per nutrirsi praticamente. Io ho scoperto che il denaro fa la felicità e l'abito fa il monaco, anche se ci avevano insegnato il contrario una volta da piccolini. E invece hanno sbagliato tutto. Posso dirti una cosa, adesso te lo dico onestamente da fratello, io nel 69 non ci credevo e mi hanno detto che Venezia doveva sparire. Oggi come oggi ti dico avevano ragione, perciò la cosa era già programmata 30 anni fa, loro sapevano che Venezia doveva essere così. Tu ti ricordi? Toffolo, Lucchese, i cantieri navali, l'arsenale, non esiste più niente, Secondo te era un progetto politico di allora? Ah sì, avevano già progettato, io quando me l'hanno detto... Di rovinare Venezia? Eh? Di lasciare la ruota? Sì, sì, sì signor. Per sì. Una Disneyland? Sì, no, un museo diciamo. Anche perché non capisco, cioè io anch'io non so quello che devo fare, perché non so cosa sta facendo. Il turismo è per ora l'unica industria mondiale in continua crescita, non ha avuto nessuna flessione. Credo che contrapporsi al turismo sia una lotta senza senso. Quando 1,5 miliardi di cinesi decideranno di cominciare a viaggiare, tutti vorranno vedere Venezia. Il problema non è quello di limitare i turisti a Venezia.
è quello di cambiare un po' la base materiale della città. Qui c'era l'arsenale, che era la grande zona produttiva di Venezia. Esiste oggi un grande recupero dell'arsenale. Ci sono dei progetti molto importanti per realizzare il quale è indispensabile avere un collegamento veloce tra Venezia e la terraferma, una metropolitana. What we are afraid of is that the subway would increase dramatically the number of day tourists in Venice. And we are really cracking under the weight of these masses of people who come in every day. Beh, come sono il banana, ti dico. Vai, Victor. È la mia città, tutti i miei amici anche che eravamo a scuola assieme, che se ne sono andati, che sono andati a abitare a Mestre, a Marghera, non sono mai riuscito a capire come fanno, come hanno fatto, insomma, anche perché bene o male sono io poi, sono legato, ho tutte le mie cose qui, ho tutte le mie barchette, me ne monto, vado in laguna, vado a pescare, vado a vogare, anche se siamo ben pochi rimasti, perché ormai non interessa più a nessuno fare queste cose. Che noi chiamiamo Suca Barucca, non esistono quasi più. Senti che silenzio che c'è. E guarda che ci sono anche le stelle in alto, Francesco, guarda. Oh, le stelle, hai visto? È luna. La luna, dov'è? Luna. Luna. Vaporetto con la luce. Ciao Vaporetto. Guarda che... Oh, siamo arrivati, Francesco. Andiamo, andiamo. Pronti, pronti. Adesso andiamo, forza. Bravo. Grazie. Poppa. Sei cigolante. Continuano a dire che Venezia vive di turismo, ma... Cioè, siamo noi che dobbiamo farlo diventare un turismo intelligente. Vieni, Francesco, vieni. Per esempio, nella mia guida ho messo moltissimi locali. Allora sto cercando di mettere insieme tutti gli indirizzi dei pochissimi che sono rimasti, dove dentro c'è il padrone. Prima l'orario, il sabato. Cicchetti quelli veneziani. Anche le verdure. Soprattutto a stagione. Però c'erano i nervetti, tutte queste robe vecchie. Le trippe si possono fare. Il doppione, i millefoglie. Secondo me a Venezia puoi vendere qualsiasi cosa. Sai che ci sono quelle schele di granchio, quella roba giapponese. Ecco, le vendono come piatto tradizionale. Allora gli faccio scusa, ma come fai a vendere? Ah, ma che piace ai turisti, che piace. Cioè, perché, ma dico, sei tu che gli dici che è una cosa tradizionale? No, amore, lì fa freddo. Vai. Bene. Buongiorno, buongiorno. Cominciamo? Questa attività è in corso ed è molto avanzata. Una sublagunare dall'aeroporto all'arsenale, uno scocchio da fabbrica in Ungars, i cantieri navali, lo stesso arsenale, verranno completamente recuperati con funzioni
posso dire senza la paura di essere smentito che oggi la città di Venezia e il suo entroterra sono sottoposti a quello che è il più grande processo di recupero urbano che si sta realizzando in Europa. Credo che ancora i veneziani non la percepiscano, non se ne rendono pienamente conto, ma il risultato potrà essere un risultato spettacolare. These boats that take tourists mushroomed during the 70s, 80s, and especially 90s. The boats were built without any consideration about the kind of waves that they create. So when they move, they displace enormous quantities of water and they create tremendous damage on the banks of the city. When I came back to live here after 20 years abroad, I was surprised by the changes, and for a while I kept wondering if there was anything that could be done. So I started to do this, and then it sort of snowballed. I have perhaps more free time than others because I am a writer, so you know I make my own schedule. Perhaps this gave me an alibi because writing is very difficult, whereas sending faxes to the police is much easier. Se non ci fosse l'università e il turismo industriale, adesso avremmo chiuso tutti comunque, ho preso i bar. Infatti stanno nascendo come i funghi, è diventato business. Università, bar, una roba incredibile. E là ne apre un altro adesso, hai visto? Là. Là c'è una bottega di vestiti, ma non c'è più. Ce ne saranno una quindicina a occhio e croce così. Guarda, ce n'è uno al ponte là, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, 13, 14, non ho sbagliato di poco, infatti. Poi i proprietari non so neanche se siano quelli che lavorano dentro, credo sia qualcuno che compra, bam bam bam, da in gestione, le robe così adesso funzionano. Sai dove stiamo, al presso dei succhietti? Attente! A me mi sembra ridicolo presentare questo libro perché la maggior parte delle persone che sono qui hanno collaborato allo stesso. Questa guida, sapete che è la terza edizione, no? Cioè, è vero che non sono tutte osterie, ma ho messo anche quei ristoranti che pur essendo costosi però trovi sempre il paron lì, perché è importante che andando in un locale tu trovi una persona di riferimento che ti riconosce, che ti fa anche lo sconto, che a volte è anche esagerato, perché lo sappiamo benissimo che a Venezia, per salvarci la vita, ci fanno lo sconto a noi, però a volte dici ma quanto gli fai pagare a quegli altri poveretti? Vabbè. Io volevo aggiornarla già 3 anni fa, prima della nascita del mio Francesco. E adesso ci sono riuscita, per fortuna, perché il giorno che portavo le bozze ho scoperto di aspettarne un altro. Per cui...
dai. Strana. No. Questa sì, oggi vogliamo pulirla. Un attimo di buon senso. No 5.000 negozi di maschere. Se devi cercare una panetteria, devi fare 2 chilometri. Però trovi 50 negozi di maschere nel frattempo. Mi ricordo uno spettacolo di Marco Paolini. Mi ricordo una frase fra tante. E fa, lo dico in veneziano perché fa più presa. Go provamo a mangiare maschere, hai capito. Ma fa schifo. Pretty has yeah. Like their own bar right on the water, so we would always right. Like meet out here. Uh-huh. In fact, there was a Woody Allen film that was filmed here. The taxi drivers, the transporters, the people who carry the tourists. You know, they're used to making a lot of money. Those people are really rich. I suppose this goes also with political power. I don't know, but we do not understand how it is reasonably possible that a person who is elected by the population to run the city does not realize that the biggest problem of the city, even national emergency now, comes before the small economic interests. I figli, il fatto di essere nati a Venezia per loro è importante, però poi quando sono stati adolescenti ne hanno vissuto le difficoltà. Loro se ne sono andati nel momento in cui, se vuoi, la città aveva perso sì, la capacità di essere moderna. Cosa è successo? Figli, che Venezia ha tentato di difendere negli ultimi 30 anni, quando la città ha cominciato a entrare in crisi, perché è entrata in crisi la zona industriale, perché è subentrato il turismo di massa rispetto al turismo di elite, perché dei lavori si sono perduti, così via. Quando la città è entrata in crisi ha reagito cercando di difendere quello che esisteva, cioè cercando di conservare quello che esisteva. È il problema di Venezia. Questa è stata una scelta sbagliata. È stata una scelta di pura difesa e di pura conservazione. Quando tu conservi, muori. Praticamente tutte queste leggi speciali per il restauro dei palazzi antichi. Quando tocca a noi, che facciamo domande, arriviamo sempre in ultima e non ci sono più. Mentre non si sa perché ci sono una gran parte di palazzi, sono belli per l'amor del cielo, che sono dei nobili, dei discendenti degli antichi, dei nobili veneziani, che sono sempre in continuo restauro e sono chiusi, sono vuoti. Allora non è giusto, perché prima si mette a posto dove abita la gente che vive qua. Ciao, chi è? La gente in montagna. Senza Keno, dove sei a chi è? Ma papà, c'è ciò. Risotto, un po' d'acqua. Per esempio, noi abbiamo piantato un casino sulla storia degli asili. Ah, gli asili nido. Venezia è una città che dicono trascura. Ci sono pochi bambini. Ci sono pochi bambini, una città che muore, in cui non c'è una struttura per gli asili nido, una struttura per i bambini, è incredibile. Ci sono pochi bambini, ma non ci sono. Cioè, dovrebbe essere il bene. Cioè, dovrebbe essere il bene assoluto, cioè a cui una società morente tiene di più. Cioè, va bene. Incoraggiamo. Non solo, allora, il bambino non va all'asilo, va bene, allora tu paghi una babysitter che lo porta in giro. Ma dove lo porta? Perché nei campi, cioè nelle piazzette, no? Nei campi c'è seggiola del bar,
finisce la seggiola del bar e c'è il bel coso che loro mettono di divisione coi gerani. E poi c'è il carretto con sopra i barili della birra del bar. Se il bambino prova a avvicinarsi, arriva fuori, no, non si tocca. No! Ma lui si è cascato con un pignolo? Ah! Sì! C'ho delle foto vecchissime qua. Il campo era pieno di questi, dappertutto. Pieno di gente, montagne di roba c'erano. Cioè, secondo il comune è abusivo. Sono 50 anni che è qua. E oltretutto, secondo il comune, è in contrasto con la bellezza paesaggistica del luogo, praticamente. Sono 12 anni che andiamo avanti. Loro mandano ordinanza di demolizione, noi facciamo ricorso al TAR. E infatti il TAR, i giudici del TAR ci hanno sempre dato ragione, sospendono ogni volta le ordinanze di demolizione. Ma la risposta, scusatemi un attimo. Suora, Zia. Vai, togli tutto, sì, vai. Sì, mettiti in carro, che ci va bene. No? Sì, va bene. Noi che siamo, secondo me, lo scopo finale di mandarci via è proprio per incrementare queste attività turistiche e così. Che se noi andiamo via magari fanno un baretto, un chioschetto di patatine, di bibite, di birra, insomma. E quindi noi via, a loro, questi qua piacciono. Pensi che noi che cuciniamo le castagne si sono rifiutati di darci un metro quadrato in più il comune e ci hanno risposto che non ci sono ampliamenti per nessuno. Invece questi plateatici di sti locali sono come i funghi, sono cresciuti. E capisci? Loro hanno centinaia di metri quadrati e noi non ci hanno mai permesso di cucinare le castagne, il metro per cucinare le castagne. Quindi insomma qualcosa vuol dire che c'è qualcosa, qualche pedina truccata c'è da qualche parte. Libero? Mamma mia, se penso che adesso devo ricominciare. Con Francesco i primi mesi era incredibile perché facevo con l'allattamento e lavorare al computer e poi lo giravo e telefonavo con l'altra mano. Proprio in questi giorni abbiamo fatto un'altra riunione con Nasce Venezia per cercare di ottenere qualcosa dal comune, che è sempre più dura. Vogliamo trovare degli spazi per costruire questi nuovi asili. E adesso devo trovare nuovi adepti perché è il numero che fa la forza, ovviamente. E il comune si ritrova sempre a dare i soldi o a questo o a quello. Se noi da una parte gridiamo forte, forse riusciremo a ottenere qualcosa. Naso. Il portone. Mamma mia, Carlo. Potremmo ragionarci. No, sempre pensando in quando io dico che è confronto. No, è un miracolo che mi ha fatto di là.
Milano. Non è stato questo è da ucciderli, no? Perché noi sapevamo che era qua. Cosa costa? Quella di fisica e sale. No, questa mi piace. Un vuoto, senza riempire. Vedi, fra due anni ci saranno 400 ricercatori di così. Sì, direi sì. Se si riuscirà a fare quella sublagunare dall'Arsenale a Tessera si impiegheranno 8 minuti, si può arrivare in aereo da Parigi in 70 minuti e poi in 8 minuti arrivare all'Arsenale. Io credo che questo progetto del sublagunare contenga un grosso problema sociale. Forse è un meccanismo che ormai è un po' classico, quello dell'aumentiamo la velocità, l'accessibilità e così via, senza capire bene né a chi serva, perché può servire, molti dicono, servirà ai turisti e non servirà in effetti al traffico locale. Appunto, se fosse il tema... Non credo che all'Arsenale arriveranno migliaia di persone per lavorare, non è più gli anni 50. I ritmi sono diversi, non si può impostare un ritmo frenetico in una città che è nata dall'acqua e vive sull'acqua. Deve avere i tempi dell'acqua. Questa città ha i suoi ritmi lenti, ha la sua... Dimenticati. Completamente dimenticati ormai. Pensare che tutto debba essere impostato alla velocità per fare in fretta, per avere una città fast food e McDonald's da mangiare velocemente, non posso pensarlo. Secondo me, ma io non sono un architetto, né un geo. Ciao! Ciao Tito Puente! Buenos días, amigos! Come stai tu? Bene, te? Che stai facendo adesso nell'entrevista? Ma... Metropolitana secondo me è una cosa inconcepibile per qua. È che devono farla come tutte le opere pubbliche perché devono rubarci i soldi per quello, no? Chiaro. Altrimenti, ma guardi, non riesco proprio a concepire l'idea della metropolitana, anche perché ho visto una metropolitana, che cos'è, insomma, ho visto quella di Londra, quella di New York, cioè non c'è a Venezia la metropolitana, non ci deve essere, assolutamente. Che poi, se costruiscono la metropolitana, tutte le cose che vogliono fare per la salvaguardia di Venezia è tutto cinema. Ecco qua, queste qui sono le tre bocche di porto del Mose, vedi? Ma chi l'ha fatto? Poi la sublagunare. La sublagunare poi ci fa comodo a noi perché ci arriva proprio sotto casa, speriamo che non facciano più di tanti danni, perché non ho ancora capito come, che tipo di lavori dovranno fare, se sconvolgeranno. Perché troppo. La bocchiata, perché tanto... We haven't heard from this mayor anything about the number of boats that circulate, the study of new means of transportation, better for the canals than the ones we have now, the speed limits that nobody respects. All it takes to at least reduce the problem is to hire people to control. But for 6 years we've been asking for this. And we have never seen one extra car. Quindi questo qui è un problema che tutti conosciamo, anche perché è molto dibattuto. E abbiamo con noi Paolo Costa e Paolo Lanapoppi.
È vero, io sono il presidente di Pax in Aqua, mi occupo della lotta al motondoso, però voglio dire, il fatto che tutti sono, alla fine, si sono concentrati su questo problema, vuol dire che il problema, insomma, non solo esista, ma è molto sentito. E questo problema ha anche una soluzione. Però, mi dispiace, ma qui c'è un però. Però, sono tutte cose che restano da fare. Cioè, di queste cose è stato fatto finora molto poco. Non faccio la lista, l'ho fatta al sindaco tante volte già. Ripeto, potremmo giocare a divertirci tutti sulla, e trovare, fare un elenco, anzi fare una specie di palcoscenico, mettere al pubblico ludibrio più o meno tutti da questo punto di vista, però non è questa la cosa. Allora, quello che volevo soltanto dire, noi siamo in questa situazione, stiamo tentando di recuperare una situazione fortemente compromessa. Allora, che cosa c'è di diverso? Non so se sia già successo diverso, ma il tentativo che abbiamo fatto. Non voglio fare polemiche, ma anche forse ne ho già fatte, però vorrei solo dire questo, la strada dell'inferno, cioè è lastricata di buone intenzioni. Noi di buone intenzioni ne abbiamo viste un numero infinito. Ristrutturazione ad uso attività turistico ricettiva di Palazzo Barocci, che poi diventano tutti palazzo, qualcosa che fa ridere. Palazzo Barocci. Poi sai che ultimamente, cioè, sarà che c'ho la pancione, io vedo tutte queste mamme con le pance, per cui penso che non avremo neanche un posto in asilo nido neanche il prossimo anno. Se mettessero una piccola tassa su ogni letto di questi albergacci, qualche asilo nido, secondo me, perché il comune dice non ho i soldi, non hai i soldi. Guarda, metti così, poco. Il comune, invece di buttare via soldi in tutte le direzioni, deve restaurare gli appartamenti che ha qua. No, come per esempio da noi, ci sono gli appartamenti dell'Ater. I vecchietti sono andati via, sai cosa ha fatto il comune? Ha mandato un'impresa edile con le mazze, hanno spaccato tutti i sanitari e le piastrelle del bagno perché non vogliono che nessuno li occupi. Capito? Queste cose qua non si fanno, non si devono fare. Perché? Si è arrampicato sui muri per prendere un appartamento per comprarlo. Sono riuscito. Sto riuscendo, insomma. E quindi qua ci resto. We were able to convince the owners of the buildings on the Grand Canal to put some huge banners on their windows calling for a halt to this slaughter. And that was the moment when things started to turn. I think we won the first important part of the battle. But the moment we stop pushing and hammering, at that moment things will stop, because the forces against these changes are very, very strong. Just a minute.
tutte queste donne sono ex santottina. È bello, bisognerebbe un po' che la mia generazione lo riscoprisse. E forse per questo anche mi piace unirmi a queste manifestazioni, oppure ad altre iniziative tipo quella di Nasce Venezia, con la scusa, diciamo, anche dei bambini di fare qualcosa di positivo. Ma io spererei proprio farei un programma che vada al problema dei vaporetti al problema della cacca dei cani nei campi. Gli unici che hanno, perché non dimentichiamo che il comune è proprietario, adesso forse un po' meno, ma fino a qualche anno fa possedeva 2/3 del patrimonio immobiliare, 2/3 del patrimonio immobiliare. Quindi nulla osta al comune di indicare almeno degli spazi a tariffe agevolate. Non l'hanno mai fatto. Io dico che però dovevamo continuare, cioè adesso noi dovremo riprendere in mano la situazione e sì, ma continuare a lottare. Questo non c'è dubbio. Tommaso diritti. Cortesia, così qua, quello via. There was a great flood in Venice in 1966. UNESCO called upon the Western nations to help. And as a result of that, a number of committees were formed by private citizens in many countries, Germany, Sweden, England, and Save Venice was a committee that was formed in the United States. We don't actually do what we do. It's done by the superintendencies. We just pay for it. I've always felt that the most important part was not the money, but showing the way. Without the private committees, I don't think the government would have spent any money at all. Venice was untouched for a couple of centuries. And by the time of the flood, the greatest deficit, if you will, in Venice was not damage done by the flood, but the fact that the entire city was black. It was a matter of really scrubbing and cleaning the whole city. So this thing has been a major undertaking, and the change has been enormous, because from a city in 1966 that nobody wanted to see to a city now that you can hardly get your feet into for the crowds, and most of them are going to see the art and the architecture. It is obviously paradoxical, and you think about it and you say, you know, I'm just creating the very problem that we'd like to solve. Prima la città, salvaguardiamo la città, cosa vuol dire? Salviamo la città del la città museo o salviamo la città della gente che vive dentro? Questo è il problema grosso, fondamentale. E volendo si potrebbe fare, eh. Ma quel ricordo di un'altra età che accompagnò la mia gioventù. Oggi purtroppo non suona più la sua magica e cara canzone. Tutto è cambiato ormai, Venezia no, non cambia mai.
tempi di dolori la verrai. Cambiano le città, Venezia no, non cambierà. Parte Milese un dì, la loro vinta come tu la vedi qui. Cambiano le città, ma tu Venezia non cambi mai. Olè, Venezia! Oggi stiamo bene, stiamo tranquilli. Con la metropolitana speriamo meglio. Qua sarà molto più passaggio perché passa praticamente per la Celestia e viene di qua e quindi porterà molto più turismo, spero. E molto più passaggio. Saresti favorevole quindi? Il tunnel. Venezia è una città troppo fragile. Se tutti confermano che si può fare la sublagunare, ben venga, perché riduce i tempi di attesa. Venezia è una città che non ha bisogno. Non ha, Venezia è una città che non... Perché 10 minuti... Non ha bisogno. Venezia, il Veneto, l'industria, i trasporti, può essere una coda per i cittadini, diciamo, non solo di Venezia naturalmente, ma anche dell'Interland. Dai suoi tempi. Ai ai ai, fermia. Fermia, giusta. Sta benissimo. Adesso andiamo a bere un bicchiere da Giulio, dai. Vai giù, va giù. Dai. Diciamo. Ciao. No, perché io devo andare di qua e tu vai di là. E domani mi vieni a trovare in ospedale, va bene, che c'è anche fratellina che ti ha portato a regalo. C'è questa roba che pensa a me. Ciao amore. Dai, lasciami andare. Faccio con le braccia, faccio l'elicottero. Dai un bacio, dai un bacio. Andiamo a vedere. Ciao, no, mamma. Non posso. Ciao mamma. Ciao, mi dai, ciao, mi dici ciao. Ciao amore, ciao. Ciao mamma. Oh, è bello avere un bambino veneziano, sono fiera di avere un bambino veneziano. Dopo subito avuto la tentazione. Le cose finte sono. Sì, in effetti sono un po' come dei panda, no? Bisogna tutelarli. Sono pochi, pochi. I problemi della casa sono abbastanza risolti, nel senso che adesso ci sono dentro finalmente. Non ho più una lira, non ho, siamo senza porte per esempio all'interno, però siamo a casa nostra. Non è che qualcuno ci abbia regalato la casa, capito? Tutto nostro, pietra per pietra, fatica insomma. Quindi,
Hai detto com'è la casa? Cioè, un bel appartamentino finora. No, una reggia, però per noi sì, è una reggia. Ci mancano delle belle finestre, ci mancano le porte, pavimenti sono quello che sono, però insomma abbiamo la possibilità di... abbiamo la vasca da bagno, abbiamo la doccia, abbiamo il riscaldamento, abbiamo la stufa, cioè, quindi insomma... Ma secondo te è troppo piccolo per imparare a vogare questo piccolino veneziano? Ma gli insegniamo a vogare? Eh sì, a remi. E come si fa a vogare a remi? Fagli vedere come si fa. Così. Vedi? Con due remi. Prova ancora? E con uno solo come si fa? Con un remo. Così. Così? Eh sì, con due remi si fa così. Ah! Dai, voga. Oppe, oppe, evviva i veneziani! Amore. Vedi? E questo con l'assoluta, perché qua dopo sarà imperniato, no? Ci ha passato una ferramenta che... No, mi voglio metterlo di accordo, nei borsetti. Noi dobbiamo adesso anche prendere una posizione. Ti conosci i tuoi vicini di casa? Domanda ai tuoi vicini di casa che abitano a Castello Celestia che cosa ne pensano di avere una stazione metropolitana a... alla Celestia o all'Arsenale. Io penso che... Anche perché poi il vantaggio contingente lo colgono tutti, no? E invece i problemi innescati da una cosa di questo genere sono problemi che richiedono una capacità, come dire, di immaginare il futuro della città. Molto, no? Quindi se dobbiamo guardare fra 20 anni possiamo prevedere solo più turismo, certo. Un turismo ancora più degradato, cioè ancora più di massa. Certo. Due metropolitane per portare più turisti. Abbiamo il solito problema, cioè abbiamo dei vantaggi economici immediati di fronte ai quali i veneziani, come al solito, chiudono gli occhi e accettano una ulteriore lacerazione, vedi, una che... ulteriore violenza alla città, perché in fondo è una democrazia sta qua. Sono 60.000 abitanti, di cui 45.000 vivono col turismo di massa. Ah, beh, certo. Questi alleggeranno sempre della gente che farà delle leggi sicuramente in loro favore. Sicuramente. Come no. La democrazia è così, purtroppo. Chiaramente. Noi la pensiamo come una città, in fondo museo, mummificata, bloccata. Venezia si è continuamente trasformata nel tempo. E sempre si è trasformata con polemiche durissime. Io ho un disegno che sto cercando di realizzare da alcuni anni, un disegno che implica un cambiamento molto vasto della città di Venezia. E per me il discorso della metropolitana è importantissimo perché è una parte fondamentale del disegno. Certo, se non si farà la metropolitana sarà un punto debole, ma se non la faremo noi la farà chi verrà dopo di noi, perché è una cosa certamente da fare. Michele Scibilli, io sono una mamma che lavora e che ha due bambini. Questo dovrebbe essere un vero diritto, cioè non dovrebbe essere neanche messo in discussione il fatto che io possa affidare il mio bambino a delle educatrici professioniste. Sì, perché gli è caduta la bandiera. Stiamo noi come tipi di mestieri qua, stiamo andando per eliminazione. Non più nessuno c'ha voglia di fare questi mestieri. Troppo sacrificio, troppo difficili, troppo la mattina troppo presto, la sera troppo tardi, troppe ore fuori, no?
e poi siamo schiacciati, insomma, dal sistema. Andiamo su, quando andiamo su pizzichiamo i bambini in modo che piangano bene forte. Io penso ancora una decina di anni di riuscire a lavorare così. Dopo è impossibile, fisicamente non si può. Cioè, o prendi altra gente a lavorare, ma come ho detto è impossibile. Quindi ancora una decina d'anni finché sono nel pieno delle forze e poi basta. Perché piace questo bambino? Perché non gli danno l'asilo, è arrabbiatissimo. Son da abitar in cae.